Buonasera a tutti e benvenuti a SOS Investire, il format web della nostra testata che cerca di accompagnare noi tutti, e in particolare le persone attente al mondo della finanza e dell'economia, in questo viaggio complesso verso la fase 2 e contro la pandemia che è scandita ogni giorno notizie economiche di tutti i tipi. Anche oggi siamo con Angelo Meda, che è responsabile azionario di Banor Sim, una delle più interessanti realtà indipendenti del mercato finanziario, non solo italiano, con sede a Londra, una realtà dinamica che ha messo a segno negli ultimi anni importanti risultati qualitativi nella gestione dei patrimoni. Buonasera Angelo, grazie di essere con noi. Buonasera, grazie a voi dell'invito. Cominciamo subito perché la giornata è stata molto interessante. Proprio a rapidissimo riepilogo, abbiamo una borsa americana che sta andando molto bene, nonostante dati pessimi, viceversa, dal fronte del mercato petrolifero, quindi c'è un Standard & Poor's 500 che sale del 2,35%, anche alla borsa italiana, che sempre attrae un po' dei macrofenomeni internazionali, è salita del 2,20%, e lo spread BTP Bund è salito di appena il 3%, un'inezia rispetto alle conseguenze che abbiamo, ahinoi, imparato a attenderci dai declassamenti, visto che la notizia di questa mattina è il declassamento difficile che ci ha abbassato il merito di credito del nostro debito sui mercati di un notch, riducendoci praticamente al gradino immediatamente precedente di junk bond. Poteva andare peggio, ma evidentemente, mi pare d'obbligo questa prima domanda, evidentemente è come se i mercati in questo momento vivessero in una loro come dire, universo parallelo, in qualche modo ignorando i segnali di allarme che da tanti indicatori economici arrivano dall'economia reale. Abbiamo visto la disoccupazione mai così alta anche negli Stati Uniti, abbiamo visto purtroppo una pandemia che in Italia si sta ridimensionando, ma non così all'estero. Proprio di ieri la notizia che le vittime di questa malattia negli Stati Uniti hanno superato quelle della guerra in Vietnam, 58.000 contro 57.000, siamo veramente al di là dell'immaginabile. Come si spiega questa decorrelazione tra il mondo della finanza e dei mercati e economia reale? Sì, oggi addirittura abbiamo visto il PIL americano uscire ben sotto le attese, eppure indice azionario sopra di più del 2%, quindi sembrerebbe una reazione totalmente anomala. Invece bisogna sempre pensare che i mercati azionari guardano al futuro, quindi adesso i dati che vediamo sul PIL, sulla disoccupazione, sono quello specchietto retrovisore, ci fanno vedere quello che è successo nelle settimane scorse. Il mercato è molto più focalizzato su, da un lato, l'andamento delle grandi società tecnologiche. Quindi ieri abbiamo avuto Google. Google da sola sta spingendo l'indice americano di mezzo punto. Ma soprattutto dalle notizie sull'uscita dalla pandemia. Quindi, oggi si parlava di questo farmaco della Gilead, che sembra abbia buoni risultati da uno studio indipendente, per cui è molto più importante avere una via d'uscita da questa crisi piuttosto che avere notizie negative sull'andamento del PIL. Quindi la borsa anticipa sempre dai 3 ai 6 mesi l'andamento dell'economia reale. Quindi vedere un recupero adesso significa che il mercato si aspetta per i prossimi 3 o 6 mesi già l'uscita dalla crisi che abbiamo avuto per il coronavirus. Poi bisogna vedere se il mercato avrà ragione. Ecco, il mercato ci sta dicendo questo. La scienza e comunque il mondo reale ci dirà dove Cosa andremo. accadrà. Poco fa ci dicevamo che le notizie appunto scientifiche che negli Stati Uniti oggi sono piaciute molto è questo primo responso di uno studio ufficiale americano sull'efficacia di Remdesivir, che è un antivirale che peraltro già in Italia ha occupato le cronache, perché si sa che ha una sua efficacia, però questa volta ci sarebbe un imprimatur più autorevole, se ho ben capito. Sì, c'è uno studio ufficiale, quindi dove venivano comparati pazienti a cui veniva dato il farmaco e altri pazienti a cui veniva dato un placebo, quindi una pillola che non aveva nessun effetto, per cui si è verificato che nei pazienti che per 10 giorni hanno preso questo farmaco c'era un miglioramento delle condizioni comunque fisiche rispetto a quelli che non hanno preso il placebo. Adesso verrà fatto un ulteriore studio, riducendo da 10 a 5 giorni il tempo di somministrazione del farmaco. I risultati hanno detto usciranno verso la fine del mese di maggio e quello sarebbe, come dire, il
trovare il primo passaggio, quindi la cura, non è il vaccino, quindi però una cura a, soffrire del coronavirus, però si inizia già a avere un piccolo passaggio. Sono molto sensibili i mercati su queste notizie, quindi era già successo 10 giorni fa una salita del 3% su una notizia di un possibile arrivo del vaccino. Ecco, come inciderà però su questo umore positivo il volume di previsioni economiche che si sta sviluppando da ogni dove, tutti gli istituti, da quelli più ufficiali a quelli più privati, sull'andamento della ripresa? Perché molti parlano di una ripresa a U e non a V, quindi una ripresa con un affondo crisi non breve e una lenta risalita dei volumi e dell'attività, mentre invece si sperava la possibilità di un rimbalzo che sembra essere meno concreta. Sì, io aggiungo che lo scenario più probabile sarà la V doppio, quindi tra la V con una ripresa veloce e la U è possibile che ci sia più un V doppio, quindi una ripresa magari rapida seguita da un nuovo leggero calo, magari o per una seconda pandemia o comunque per i primi effetti che si avranno. Bisogna ricordare che adesso l'economia mondiale, quantomeno quella americana e quella europea, sono totalmente ferme, quindi ci saranno effetti di secondo livello. Pensiamo anche al prezzo del petrolio calato così tanto, farà calare gli investimenti, farà calare il fatturato delle imprese legate al petrolio, quindi ci sarà una fase sicuramente di assestamento durante l'estate, per cui alcuni settori magari rallenteranno, altri riaccelereranno, quindi una ripresa V in questo momento è difficile da vedere e non la sta scontando il mercato. Il mercato si posiziona più tra il V doppio e la U, quindi ancora qualche mese di difficoltà, una ripresa veloce per poi qualche su e giù per ritornare però a un'economia forte nel 2021 e soprattutto nel 2022. Il motivo per cui l'S&P sta riapprocciando i 3.000 punti è che si rivede l'utile dell'anno scorso da qualche parte tra il 2021 e il 2022. Un altro tema che stupisce in questo mondo senza precedenti che stiamo vivendo noi tutti è questo tema della liquidità infinita che oggettivamente le banche centrali hanno promesso e hanno già cominciato a spendere, perché la BCE sta comprando 100 miliardi, ha comprato 100 miliardi per 2 mesi di seguito al mese, quindi, e ha per la prima volta straordinariamente sospeso il divieto statutario di comprare junk bonds, quindi quasi a dire, ecco qui, cari agenzie di rating, sappiate che anche un eventuale downgrading a livello di junk dei titoli italiani o greci o spagnoli, insomma i titoli più critici, non ci scuoterà, non ci scalfirà, perché noi difenderemo a ogni costo l'euro. Un modo sostanzialmente assertivo come quello di Mario Draghi, senza dirlo, è un whatever it takes, non dichiarato ma sostanziale. Ebbene, tutto ciò, tutta questa liquidità dovrebbe prima o poi generare dell'inflazione. L'inflazione in un mondo che non ne ha più è quella roba che ci ricordiamo dalle letture e dai racconti dei nonni, abbatte il debito perché svaluta il valore dello stock, quindi alla fine uno fa tanti debiti e poi l'inflazione li riduce, ed è una cosa che in fondo è servita tanto in passato. Ma questa inflazione riusciremo a recuperarla un pochettino? Tutti i manuali di economia che abbiamo studiato finora ci dicono che il denaro che è stato stampato, che è stato immesso nel sistema, deve creare inflazione a un certo punto. È successo negli anni '80, non si è ripetuto adesso in questa decade, o comunque negli anni 2015 e 2020, quelli del quantitative easing un po' in tutte le aree geografiche. Non si è sviluppato probabilmente perché il sistema bancario non ha avuto la stessa velocità di trasmissione, viste le crisi che ci sono avute nel sud dell'Europa, o comunque vista la regolamentazione che è stata molto più stringente. La differenza in questo caso è che la BCE subito, oltre a fare questi acquisti, ha anche detto alle banche, o comunque ha modificato la regolamentazione dicendo: i soldi alle imprese e alle famiglie le dovete comunque dare, sospendiamo Basilea, sospendiamo gli accantonamenti, sospendiamo i principi contabili, ma diamoli questi soldi. Quindi nell'arco di qualche anno l'inflazione tornerà. Da qui alla fine dell'anno, da qui all'anno prossimo, è difficile pensare che andremo tanto sopra l'1%, sia per motivi esogeni, quindi il prezzo del petrolio banalmente, sia perché la capacità produttiva nel sistema è ancora in eccesso, per cui serviranno delle situazioni più strutturali, quindi un po' di riportare la produzione verso i paesi occidentali, cosa che stava avvenendo prima e che probabilmente accelererà ancora dopo tutti questi problemi. Sono tante le società che ho sentito che
si sono trovate in difficoltà ad avere magari la produzione per il grosso fatta in Cina quando si è chiuso il paese a gennaio e febbraio, potrebbe essere un'ulteriore spinta al cosiddetto reshoring, quindi a riportare le produzioni nei paesi dove poi vengono vendute le merci. Questo ha un costo di produzione maggiore, per cui un po' di inflazione sulle merci è probabile che ci sia. Non sono trend che avvengono nell'arco di mesi, sono più trend che si vedranno tra il 22 e il 23, quando si spera saremo usciti dai problemi congiunturali di questa pandemia e andremo più verso le motivazioni strutturali. Veniamo allo specifico dell'azionario che rappresenta il tuo campo e la tua occupazione quotidiana. Quali sono i temi di investimento che sono favoriti dal contesto epidemico? Che poi ogni situazione ha i suoi cavalli di razza, no? Quali sono quelli che abbiamo visto in qualche giorno, in qualche caso, in maniera palese, diciamo, Google prima e tecnologici? È banale dire che tutto quello che è commercio online, piuttosto che pubblicità online, piuttosto che smart working, le varie piattaforme tipo Zoom, Google Hangout, Microsoft Teams, il cloud, sono i vincenti del futuro. Questa pandemia sta solo accelerando quelli che erano trend già in atto. Bisogna però sempre incrociare con i prezzi dei titoli, con tutto quello che è già scontato. Quindi fino a 2 giorni fa abbiamo visto che i vincenti erano i vincenti del passato, quindi Google, Facebook, Amazon, Netflix, erano tutte società che andavano bene prima, sono andate bene durante la crisi e che nell'ultimo mese hanno nettamente sovraperformato il mercato. Un colosso come Amazon era positivo del 30% Certo. dall'inizio dell'anno, quindi si parla di centinaia di miliardi di dollari. Negli ultimi giorni si è iniziata a vedere quella che è la rotazione settoriale, quindi sono tornati acquisti sui bancari, sono tornati acquisti sulle società dell'auto, sull'acciaio, su tutte quelle società che sono state penalizzate dalla crisi e che registreranno anzi ancora perdite nei prossimi trimestri. Quindi bisogna sempre bilanciare le due cose. Certo, bene. Probabilmente i vincenti degli ultimi anni saranno anche vincenti del futuro, quindi stando sui grandi. Tutti stiamo utilizzando sempre di più i telefoni, quindi Apple, utilizzeremo Google per tutte le ricerche, tutto quello che andiamo a vedere, stiamo utilizzando di più Netflix, Amazon, compriamo sempre più online, quindi i colossi della tecnologia probabilmente continueranno ad andare bene, magari tutte le altre società che noi non conosciamo, magari più di tanto, le Adobe della situazione, Autodesk, Shopify. Non ci dicono magari nulla, ma sono società che capitalizzano 50 o 100 miliardi di dollari, che hanno fatto molto bene, quotano forse a multipli adesso un po' troppo esagerati. Quindi andando a cercare anche nelle società più cicliche c'è valore. Concludiamo con una domanda classica per un bravo gestore. Qual è lo strumento che si adatta meglio in questa fase per cogliere questi spunti di ripresa e speriamo presto un trend corale di recupero del terreno non ancora recuperato rispetto allo sprofondo di un mese e mezzo fa? Non voglio portare l'acqua al mio mulino, nel senso che dire che la gestione attiva è quella vincente potrebbe sembrare un'affermazione insomma, da Prodomo tu. gente del mestiere. Però considerate che un ETF sull'S&P 500 in questo momento è molto concentrato sui titoli che dicevamo prima. Il 23% del peso è in 5 titoli. Quindi quando si compra un ETF si sta comprando un qualcosa di ben definito, ecco, bisogna tenerlo presente. Quindi quando io vado a comprare l'S&P 500 vado a comprare molta tecnologia, quando vado a comprare un ETF sull'Italia vado a comprare molte banche e molta energia. Per cui mettiamola così, diciamo che non è la gestione attiva magari l'unico vincente, anche gli ETF possono sicuramente far bene, però bisogna sapere cosa comprare, quindi non c'è solo l'azionario, c'è l'azionario settoriale, c'è l'azionario geografico. Bisogna essere consapevoli di quello in cui si investe, quindi o affidarsi a dei gestori che si spera sappiano navigare in questo mondo sempre più variegato, oppure non comprare semplicemente un ETF pensando che sia azionario in generale. Ogni ETF, ogni indice azionario ha le sue caratteristiche, ha il suo grado di rischio,
bisogna conoscerlo. Come dicevo, l'ultima volta in cui i cinque titoli pesavano più del 20% era stato il febbraio del 2000 e poi è successo quel che sappiamo. Per cui attenzione, Prudenza. sempre a quello che si fa. Grazie, Angelo, è stato illuminante e anche, come dire, interessante nella capacità di far capire la luce e ombre, no? Quindi ci hai dato la possibilità di capire meglio che sta succedendo, perché queste stranezze. E poi, come dire, è verissimo che c'è da guardare sempre la parte piena del bicchiere, senza dimenticare che però un'altra parte è vuota, e quindi diciamo le incognite, e quindi i valori gonfiati, e quindi l'incertezza ancora sostanziale che, ahimè, ci insegue sia sul piano epidemico e sia sul piano macroeconomico. Certo. Allora, buon lavoro, credo che sia un lavoro affascinante, entusiasmante, ma certo impegnativo, come tanti altri lavori di questa fase particolare, e in bocca al lupo, speriamo di rivederci dal vivo al più presto. Assolutamente, grazie a voi, buona Buona serata. giornata e arrivederci a tutti, con insegnamento e Grazie. sensibilità.